Grazie. Io e Spot di Cosimo Gomez. Abbiamo avuto un bel cortometraggio di Giorgio Diritti in famiglia. Abbiamo sua umiltà del sapersi mettere al servizio di un grande autore di cinema come Alberto Lattuada ed è tutto quello che per 110 anni e più è stato fatto. Con un piccolo corto che avevamo pubblicato sul web, adesso torniamo per presentare il nostro primo film, insomma, da registi, quindi insomma siamo veramente emozionati e grazie per chi ci ha voluto qui questa sera. Grazie mille. Poi devo dire che il teatro incute un po' di terrore. No, cioè siamo bello, è importante. Esatto. Tra l'altro in questo film che si intitola Un mondo sotto social, noi siamo sceneggiatori, registi e attori principali, quindi esatto. È veramente bellissimo. Ci devono ancora pagare però. Nuovo, allora la prima domanda a Filippo. Chi c'è dentro a quel cane che abbiamo visto? Ci sono io e poi proprio da sette, ecco. C'è un Riccardo che è uno stunt bravissimo che mi ha aiutato tanto a lavorare sul corpo. Che ha portato avanti questo film. La storia è una commedia romantica. Ma le serie non esisterebbero, senza i film non esisterebbero gli attori che fanno le serie, senza i film non esisterebbero i registi che pensano le serie. E quindi bisogna dare spazio ai film, piccoli e grandi, e dare spazio ai giovani registi e ai giovani attori e viva Taormina e grazie ancora perché penso che facciate qualcosa di molto importante per tutto il nostro sistema. Di crescita per le possibilità di costruire poi un cortometraggio. Gli occhi dei bambini che hanno sui genitori che non comunicano, che non parlano. Perché... Il bello del cinema e di un film è essere cinema, la magia di questo luogo insomma spinge un'onda che io spero in generale il nostro cortometraggio e noi a Bobbio con la Fondazione Fa 76 anni però che è un inizio di un percorso per i più giovani, per gli attori giovani. Si parla spesso di ragazzi, di giovani, di esordi, però oltre a premiare è importante fare, è importante segnalare realmente quelli che sono i talenti, anche seguirli e cercare di supportarli, altrimenti tra un po' non avremo più una generazione di giovani attori, una generazione di giovani spettatori che si possano immedesimare nei giovani attori. Fate un passo avanti mentre consegni il premio, togliete i microfoni così vi fanno qualche foto. Togliamo anche i microfoni. Perfetto. Grazie mille. Allora, non sono vabbè. Pochi, quindi. Vanno premiati loro. Vanno dai. Premiati loro, infatti glielo porterò. Grazie a te. Grazie di cuore. Grazie mille. Poi daglielo il premio, non lo tenere, no. Non lo porto nel mio armadio. Marco Tardelli, numero 14. Con il numero 5 Fulvio Collovati. Con il numero 10 Beppe Dossena. E con il numero 21 Franco Selvaggi. Commentario. Eccoci qui, un grande applauso per tutti. Grandissimo. Io me lo ricordo, ero lì che mi fregavo le mani. Dai. E sarebbe svanito tutto nel nulla se ci fosse stata una sconfitta. Ma quella vittoria ci ha aiutato molto. Ci ha aiutato perché ci ha reso consapevoli che potevamo essere una squadra forte. Grazie soprattutto a un uomo che vogliamo onorare. Ah, sto parlando con te invece di guardare il pubblico, vero? Scusatemi. Che vogliamo onorare perché è stato un po' dimenticato, ma è stato l'artefice di questo mondiale, che si chiama Bearzot, e che merita assolutamente di essere ricordato sempre, perché durante il mondiale ha messo la faccia contro tutti. Ha messo la sua faccia difendendoci, chiamando giocatori che non, il pubblico non amava o che credeva che non fossero in condizioni per fare il mondiale, e quando poi ci ha portato alla vittoria si è defilato, perché lui era così.
era molto silenzioso, molto schivo, e ha voluto che la vittoria fosse totalmente nostra, ma in realtà era molto sua. Che ricordo molti... Abbiate pietà, non mi hanno portato le valigie da Roma. No, è tutta una scusa, ho passato una giornata non aveva altri abiti, si è presentato così, pazienza. Avevo un bellissimo abito proprio per l'occasione, per stasera, nero, bellissimo, però purtroppo non l'ho ricevuto perché mi hanno bloccato, quindi abbiate pietà di me. Un po' come le scarpe che non avevi portato al ritiro. Diciamo di sì. Ci sono dei personaggi che chiaramente non ci sono più, che però sono sempre stati con noi in qualsiasi evento, in qualsiasi manifestazione, e vogliamo ricordarli questa sera con questo evento, perché quello è stato un evento indimenticabile. Io l'ho vissuto in prima persona, io dico sempre a Marco: tu sei l'uomo dell'urlo, per cui ti devo tutto. Io ho alzato la Coppa del Mondo perché tu hai fatto gol in finale. No, è la verità. Con le mani, lui no. Eccoli, adesso un bel calcio cercando di non prendere occhio, cercando di non uccidere nessuno. Marco, vai. Uno, vai Giovanni, due, va sempre lì, vai Giovanni, ecco i ragazzi qua sotto. Grazie a tutti.